Ciao, sono Giuseppe e lei è Erika. Ciao. Oggi sarà la mia modella e vi faccio vedere come realizzare uno splendido effetto buccia d'uovo. E utilizziamo come strumenti due pennelli, uno piccolo e uno di media misura, una matita color avorio, un eyeliner bianco e due ombretti, uno marrone scuro e l'altro nero. Utilizzeremo poi anche dell'acqua perché l'ombretto nero lo utilizziamo sia asciutto che bagnato. Come prima operazione andiamo a realizzare dei tratti che somiglino il più possibile a una buccia d'uovo rotta. Lo facciamo con la matita avorio, di modo tale che se poi vogliamo effettuare qualche cancellatura ci sarà più facile fare questa operazione. Disegniamo anche soltanto i contorni approssimativi. Con un pennello di medie dimensioni andiamo a pescare un po' di ombretto color terra, un ombretto né troppo scuro né troppo chiaro, e marrone soprattutto, e andiamo a creare delle ombre nella parte interna di questa buccia d'uovo. Prendiamo adesso un pennello sottile, lo bagniamo leggermente e peschiamo dell'ombretto nero. Questa operazione servirà per andare ad intensificare le ombre. Adesso riprendiamo lo stesso pennello che abbiamo utilizzato prima ed andiamo ad intensificare ancora di più le ombre, sempre con l'ombretto nero, però questa volta utilizzato asciutto. È necessario giusto un tocchettino qua e là. Come ultima operazione andiamo a mettere in risalto i punti luce con l'eyeliner bianco. Ovviamente se mettiamo l'eyeliner bianco nei punti dove abbiamo messo maggiormente il nero, il contrasto risulterà più evidente. Ed ecco fatto, un trucco ideale per Pasqua, non credete anche voi?